Pesce, ragazzi. Laghi di tuna, carpodromo, feeder. Dai, vieni. Taglia la cara, raga, però davvero divertenti. Mangiate che si susseguono. Ok, mi sono dato un po' di filo. Da cara, molto belle, molto divertenti, però bellissimo. Andiamo subito a rilascia. Perfetto. Ci vediamo con una prossima cattura, ciao raga. Raga, altro pesce. Slamato. Slamato, raga. Col method. Pastura green method e innescato mais. Mangia molto qua, tuna col mais. Non avevo mai pensato, pensavo che mangiavano soprattutto con le bandum, con le wafter. Infatti mi ero portato quelle della Sonubait. Magari poi dopo proviamo. Però a tuna qua il mais è un'esca molto vincente per le carpe. Method 40 grammi. Lanciamo, raga. Porca. Questo robino qua mi sta strappando via la canna. Ma cioè che robino che è? Piccolina, raga. Divertente comunque. Bravo, mi stavo facendo vedere. La carpettina, bellissima. Andiamo a rilascio. A dopo. Pesce, raga. Poi adesso peschiamo un po' a feeder. Magari ancora per divertirci. Poi magari poi ci mettiamo anche un po' all'inglese. A vedere se mangiano. Mi sono portato la canna per pescare d'inglese. Piccola anche questa, ma come potete vedere combattive in una maniera incredibile. Ebbene sì, raga, mais. No. Il carpodromo dei laghi di tuna ha davvero ha più di 2000 pesci. Quindi divertimento assicurato. Faranno delle gare, quindi guardate bene anche il sito dei laghi di tuna per venire nei giorni in cui non c'è nulla.
La rilasciamo così questa, dai. Oggi siamo con paniera. Molto easy, c'ho tutto qua, è comodissimo. C'ho tutti i metodi, c'è dentro tutto. Vabbè raga, lancio. Pesce raga, appena lanciato, ha mangiato in caduta. Tira. Beh, pesce. Cerchiamo. Io le tiro su abbastanza veloce per non farle sfiancare. Comunque qua nel carpatum di tuna ci sono delle carpette, non grosse. Alcune arrivano anche sul chilo. Ma cioè, ci sono delle chicche, ovvero dei bellissimi amur, che arrivano fino a 3-4 kg. Ok, quindi quelli lì tirano davvero tanto. So che prima ne avevo pure attaccato uno. Vedo anche questo. Siamo già a 7 pesci in 20 minuti. 20 minuti mi sa. Ma cavolo ha mangiato questo? Così e così. Bella raga, bellissima direi, belle pinne, ben pinnata, bei colori. Detto questo possiamo anche rilasciarla. Dice raga, altro pesce. Tira questa, ha molta forza. Ma pure sfrizionato che la frazione è quasi chiusa. Bene. Altra corsa, bella carpetta. Sono pigliato con la pinna MRT. Oggi siamo tuna, Luca con una mini cannetta che è potentissima. Storia da 40 kg e l'ha tirato in un secondo a riva. Era molto fuori la canna, ma sta canna qua è troppo forte, fidatevi raga. È una bestia, guardate come si piega. Pompa troppo potente sta canna. Adesso la tiriamo fuori e vi facciamo fuori una bella foto perché è davvero un bel pescione. Guardate qua che bestione. Adesso lo tiriamo fuori e vi facciamo vedere. Ciao a tutti. Luca con un bellissimo biancone, over 30, sicuro. Ragazzi, è davvero un bestione. Con la cannetta mini che pompa tantissimo. Adesso vi facciamo una foto e vi lascio. Ragazzi, non è tanto grosso, però è un bianco che ha già saltato due volte. Oggi siamo con il signor Gabriele. Gabriele, saluta! Dopo ve lo facciamo conoscere meglio. Avete visto che bel biancone che ha preso Luca? Questo pesce qua ha deciso di saltare già due volte. Ok, adesso gli ho impedito di saltare abbassando la forza. All'inizio sembrava una bestia perché ragazzi è andato fino a 100 lago in un secondo. Ma è piccola, ma è indemoniato, ma tanto. Luca, mi serve una mano. Luca, mi serve una mano. Vai, butta giù te. Sono già innescate in teoria. Luca. Oh. Gabri, vieni a registrare che Luca deve prendere la canna. Molla, molla.
Dai, dai, vieni qua, vieni qua. Dai, vai, tieni qua, tieni qua. Oh, porca. No, Luca, vieni. Guarda che se mi parte una canna. E te la farò io. E quindi controllala. Sì, sì, te lo guardo, te lo guardo. Non lanciare l'iPad magari. No, ci sei te in un modo. Questo qua sembra che non ha mai visto un amo nella sua vita. Molla. Tu dolore? No. Dimmi quando. Ragazzi, ho fatto il petto, molti grandissime dimensioni. Ci ha fatto molto divertire, però come potete vedere, adesso lo slamiamo, amo senza artiglione per i fantastici pesci di tuna. Poi la salpice e bel pesciolino.